Stiamo andando a Pinerolo, vicino Torino, a vedere un impianto di compostaggio dei rifiuti. Siamo diversi componenti della Commissione Ambiente e Pinuccio Montanari, l'assessore. Allora, vi dico solo due cose, se avanzate guardate così. Allora, non l'ho detto prima, però questo edificio ha anche una seconda linea che la chiamiamo linea secco, che serve per trattare il rifiuto indifferenziato. Quindi questa parte, poi dopo ce la dimentichiamo per non confonderci con il trattamento dell'umido, qua noi trattiamo il secco residuo, comunque l'indifferenziato, che è il materiale che vedete sulla vostra destra, quei cumuli. Quindi se stessimo qua tra un po' vedremo arrivare dei camion che vanno e vengono e scaricano. Allora la prima operazione che facciamo è quella di spezzettare il materiale, con la pala carichiamo quel grosso trituratore che è quello distante da noi con la base bianca, poi viene spostato e lo vedete cadere verso di noi dove c'è quella parete rosa. Ogni tanto vedete un pezzo che si toglie, ecco, ne vedete passare. Poi il materiale va in quota, lo vedete salire di fronte a me, passa nella macchina di sinistra che io dico per i non tecnici è esattamente come un grosso cestello di una lavatrice, con dei buchi da 60 mm. Tutto ciò che è fine viene scartato, ok? Tutto ciò che è grossolano, che vuol dire pezzi di carta, pezzi di plastica, avanti così, prosegue nella linea, viene deferrizzato nuovamente, triturato ancora, e produce quello che viene chiamato CSS, combustibile solido secondario. Noi oggi mandiamo questo materiale a Bergamo, a un impianto di A2A, per produrre energia elettrica a calore. Sono particolari, ne abbiamo uno davanti noi che noi chiamiamo 600, perché così è il numero che mi ha dato. Dietro c'è un'altra linea. Perché la mettono qui? Questa qui è la posta di ricezione, quindi i camion arrivano laggiù. Quello è escluso perché quelle lì ci arrivano, presumo, dai mercati, perché noi serviamo i mercati generali di Torino.